Ciao meraviglie, come state? Benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Eleonora ed oggi, raga, con questo look sul verde mi sono truccata con la palette di Melissa Tani, eccola qua, la Serendipity, che mi sta piacendo tanto, ma prossimamente vedrete un video, uscirà un video con una mia amichetta. Non vedo l'ora, quindi stay tuned. Ma io sono qui per uno svuota alla spesa. Questa mattina sono tornata da Lidl e c'erano delle cosine per me nuove. Allora, sapete che io già ho trattato molti prodotti della Lidl e sinceramente negli ultimi mesi c'è stato un po' un rivedere quello che abbiamo visto e rivisto, io capisco, ma insomma, se dovevo prendere un prodotto che avevo già, di cui avevo già parlato, a meno che non è proprio un prodotto che io stramo, come già vi ho detto più volte, non me la sono sentita, a parte quello che avete visto. Quindi questa volta sono stata super happy. Ma bando alle ciance, andate in cucina, prendete qualcosa da bere, da spiluccare, facciamo un aperitivo insieme, colazione, insomma, secondo dell'orario in cui ci teniamo compagnia a vicenda, andate. Nel frattempo iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, mi raccomando attivate tutte le campanelle, la campanella, così da rimanere aggiornati su ogni mio nuovo video. Vi aspetto anche sui miei altri social e niente, ci siete? Iniziamo. Ecco qua il mio bottino, non sono tantissime cose, anche se la grandezza un po' così inganna, perché devo essere sincera, le linee nuove che ho trovato le ho prese per tutti i pezzi che ho trovato, quindi tutti, penso che siano complete, e entrambe, perché sono ben due. Mi hanno colpito un po' carino, un pack minimal, però andiamole a vedere, non vi tengo sulle spine. Raga, scusatemi se mi vedete stanca, perché lo sono. Sono molto stanca e ho ancora Daniele con una febbre altissima, cioè non è che ce l'ha continuata, ma avviene. Purtroppo questo è stato il primo anno di asilo in maniera costante, purtroppo quella situazione che abbiamo l'anno scorso era un po' a tozzi e minuzzi, quest'anno però adesso siamo entrati nelle ferie e la dottoressa mi ha detto di stare tranquilla che piano piano si rimetterà e quindi io sono fiduciosa. Oltre tutte le cosine che vi mostrerò, ho preso anche l'umido per i gatti, a cui piace le scatolette, ve l'ho già detto, ai miei gatti io ho provato anche prodotti più di alta qualità, ma sono belli stregnatelli, non so se da voi si dice, quello è e quello mangiano. E c'è soprattutto una che è innamorata di questi biscottini. Allora, raga, che poi ha lo stesso colore, non me l'ho mai accorta, non è uguale. Praticamente lei, quando si impunta che non vuole mangiare altro, fino a che non gli vai a comprare questo, lei non ti mette in bocca nulla, fai capricci come i bambini, a casa mia tutti viziati. Poi passiamo oltre, c'erano anche due profumi nuovi che io non ho visto, uno da donna e uno da uomo. Vi mostro il primo e l'unico che ho acquistato. La profumazione maschile mi sembrava troppo carica per il gusto che abbiamo sia io che mio marito, perché logicamente l'avrebbe portato lui, anche se non è vero, a volte ci sono delle profumazioni maschili a cui io sono particolarmente affezionata o che mi piacciono in maniera prepotente e che indosso senza nessun problema. Ma lui cosa vi ricorda? Così, questa scritta Mystique. Allora, sul viola, questa scritta un po' particolare a me ha ricordato subito Alien. Proprio a questi caratteri riportano proprio alla memoria la confezione di Alien.
non pensavo, perché raga, mamma mia, tutti, sarà che Alien è una delle profumazioni forse più vendute, ma non pensavo che anche Suddenly, non lo so, io questi non l'ho mai presi. Sapete la mia fatemi sapere se volete vedere tutta la mia collezione di profumi, sia dupe che non. Ecco il pack primario, raga, è lui. Allora dice, perché l'hai preso? Perché io ce l'ho preso in farmacia, ce l'ho vero, ce l'ho cioè originale, ce l'ho dell'Eurospin, perché l'avevano fatto anche la linea Magnolia, mi sembra Magnolia, sì. E raga, è lui, è lui, e è anche buono e piuttosto persistente, perché oggi quando io me lo sono spruzzata per sentire, per capire un po' se la profumazione mi poteva piacere, con la mascherina avevo la FP2, come si chiama, e subito è penetrato. Ma poi a casa, perché logicamente non è che mi tiro giù e rischio, però poi a casa ancora si sentiva e avevo girato per fare le spese che mi servivano. Ecco qua, carino il pack, molto semplice ma carino, i costi sempre 4,99, secondo me un ottimo pensierino anche da mettere nella calza della Befana, cosa ne pensate? Passo ad una delle due linee che Sien ci presenta in questo periodo. Allora, questa linea mi sembra molto green, perlomeno così a vedere i pack, mi auguro che non mi abbia fregato il pack. Amp Relax, effettivamente lo dà questo pack il ricordo al Relax, per capelli secchi e danneggiati. Questo è uno shampoo da 250 ml, ma non vedo nulla che rimandi a dice come l'utilizzo, si può mettere nella raccolta differenziata, verifica le disposizioni del comune, ma non vedo nulla che riporti al green, quindi sono rimasta un po' così. Però visto che molti di voi sono bravissimi, vi metto qua, logicamente non è che ci sto mezz'ora, fate lo screen e vedete un po' com'è il la lista ingredienti, perché sono curiosa. Quindi troviamo uno shampoo, un sapone mani che mi serviva, una crema mani che metterò sicuramente in bagno insieme, così mio marito è contento, e un bagno doccia, un bagno, sì, un foam. Ah no, foam addirittura, sembra una schiuma? No, vabbè, insomma, qualcosa per fare il bagno, la doccia. Carina la linea. Queste foglie a me ricordano un po', non so. Ah, ma raga, è Relax, ora ci arrivo. Sì, comunque vegan. Ma questa qui, ecco perché è Relax, così dicono? Raga, qui tutti che fanno degli, insomma, se 2 fa 4. Comunque, aggiungere una piccola noce di prodotto nell'acqua della vasca da bagno e rilassarsi. Insomma, sì, infatti troviamo la cannapa sativa all'interno di tutti i prodotti, perché mentre ve ne parlavo guardavo un occhio agli ingredienti e effettivamente abbiamo la cannapa sativa. Io come una tonta, proprio la foglia per me erano foglioline d'alloro, ma proprio non ce davo. Comunque carina, la proverò, voglio sentire. La profumazione è fresca, quindi sono contenta di provarla, soprattutto lo shampoo, perché ho i capelli rovinati. Altro prodottino che ho acquistato alla Lidl è questo della L'Oreal, lo utilizzo tantissimo per fare le lentiggini finte, non so se riuscite a vederle, è ottimo, velocissimo, se però lo devo utilizzare per pochi momenti, devo fare una foto, devo fare un video, altrimenti se devo uscire utilizzo i prodotti appositi come quello di Nabla.
perché comunque lo andiamo a tenere sul viso per più tempo. Però ecco, questo lo tengo sempre perché ha una è comodo, devo essere sincera, quando ti fai queste lentiggini finte costa un pochino, ma ecco, in questi supermercati si trovano a dei prezzi anche 4 euro, 5 in meno delle altre parti, quindi ne ho approfittato, l'ho pagato sulle 8 euro, da altre parti lo trovo a 10, da qualche parte addirittura a 12,90, insomma ne ho approfittato perché spenderei di più magari poi se mi vogliavo da un'altra parte, no, perché è proprio uno svuota la spesa sulle veloce, a parte questi però non mi ricordo se è Eurospin o Lidl, fazzolettini mega pacchettone perché ci vuole questo periodo. Termino però, vi dicevo, con quest'altra linea che è tutta in rosa, super carina, il pack mi è piaciuto subito. Mama Care Shower Cream, lui, con olio di mandorla per tutti i tipi di pelle, è questo prodotto qua. I prezzi sono, raga, tutti sul massimo 3,99, sto parlando di tutte e due le linee, e questa linea è composta da 3 prodotti, quindi abbiamo trovato questo shower cream, troviamo un nipple oil, questo io, raga, non ho capito che è, pomata per il seno, si prende cura del seno prima e durante la poppata. Ah, oh, mamma, io che ci fo? Raga, io l'ho comprata giusto, vabbè, quindi immagino che sia, e da quello che vedo, essendo naturale, c'è la faccina del bimbo che può anche appoggiarsi al capezzolo dopo se c'è un residuo di questa cremina. Sono contenta però di averla presa perché non ho, perlomeno io non ho visto, non l'avevo vista, e tante volte queste creme costano tanto. No, non voglio figli, no, non ne aspetto, ma magari può essere questo qua un consiglio a qualcuno che vuole spendere un pochino meno e cerca un prodotto del genere, quindi magari qualcuno di voi è interessato. Altro prodotto, body oil. Quindi questo è un olio da mettere sul corpo, che questo qui, certo, sulle panciuine delle mammine super buono perché è un semplice olio di mandorla, ma in realtà per chi ha la pelle secca è ottimo per tutti, quindi per chi come me ha una pelle secchissima, dopo la doccia io cosa faccio? Questi oli li utilizzo a pelle ancora un pochino inumidita, levo proprio l'eccesso dell'acqua, tampono l'eccesso dell'acqua, poi mi prendo dell'olio sulle mani e me lo vado a distribuire nelle parti più secche del mio corpo, quindi lui l'ho preso subito, è per questo che non sono stata attenta, perché io in realtà mi ero concentrata su questi due, sull'olio principalmente, questo ho visto che era una shower cream, ho detto tanto ci laviamo tutti. E lui no, non ci avevo fatto caso, anche perché non ci avevo dato, perché è veramente piccolino, però per il prezzo che ha, che è veramente piccolo, vi consiglio, se ne avete bisogno, di dare un'occhiata. Queste erano le cosine che vi volevo mostrare, è stato un video velocissimo, ma ecco, magari a qualcuno interessano un po' questi prodotti. Le altre cose erano solo cose per casa, quindi biscotti, insomma, i classici svuota la spesa. Fatemi sapere se però volete vedere anche quelli, perché altrimenti iniziamo a fare anche gli svuota la spesa veri e propri, magari quando torno a casa invece di mettere subito tutto dentro porto la telecamera in cucina e vediamo un po' quello che ho acquistato. Scrivetemelo nei commenti, io vi ringrazio per, avevo proprio voglia di stare con voi, quindi ho detto queste 4 cosine le mostro ai miei amici e amiche. Io vi mando un bacio enorme, vi abbraccio fortissimo, ciao raga, al prossimo video mi raccomando attivate la campanella per non perdere i miei nuovi contenuti, ciao raga, ciao, un abbraccione.